Come ti senti ad aver fatto 3 tour mondiali? Male? È pesante, eh? Deve essere difficile. Sì, eh. Fai un saluto. Salve a tutti ragazzi, sono Vincenzo Cantiello e benvenuti in un altro bellissimo e stupendissimo video! Però prima di iniziare volevo presentare un ospite. Una mia amica, nonché la cantante più famosa del mondo degli ultimi anni, ed è davvero molto brava perché oltre ad aver fatto 27 album, ho fatto già 3 tour mondiali. Ed ecco voi che vi presento... Dalida! Ciao Dalida! Ciao! Come va? Bene! Tutto bene? No! Perché? No! Sono interdetto. No. Sì, comunque alla fine lei è mia sorella. Il problema è che ero a corto di ospiti, a dire il vero. Però probabilmente sentirà perché la sua tenerezza mi farà alzare le visualizzazioni. Però, al di là di tutto ciò, l'intento di oggi era quello di fare un importante, anche molto breve, recap Disney. Ovvero parlare di un nuovo film che uscirà quest'anno. Cioè... Frozen 2. Esattamente, Frozen 2, il segreto di Arendelle. Il primo film di Frozen è uscito il dicembre del 2013 ed è il 58esimo film d'animazione della Disney, mentre il sequel di Frozen, ovvero Frozen 2, uscirà il 12 dicembre del 2019, mentre in America e in Inghilterra uscirà il 22 novembre dello stesso anno. Ovviamente per il film è stata fatta una breve promozione, difatti sono usciti 2 trailer. Tu questo lo sapevi? Allora che parli a fare? E il film era talmente tanto aspettato che solamente il primo trailer di febbraio ha raggiunto le 116 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. Però proprio raggiungendo le 116 milioni di visualizzazioni ha battuto il record come il trailer Disney più visto della storia. I produttori del film saranno sempre gli stessi, ovvero Chris Buck e Jennifer Lee. E per evitare di fare spoiler, possiamo dire che la trama parlerà delle origini del potere di Elsa. Cioè sarà molto interessante, devo dire. Secondo newsround.com, il cast del film sarà sempre lo stesso. Chi è che manda le notifiche? Difatti avremo Idina Menzel che farà la voce di Elsa, Kristen Bell che farà la voce di Anna, poi c'è Josh Gad che farà la voce di Olaf e anche Jonathan Groff che farà la voce di Kristoff. E sappiamo che il cast sarà questo al 100% proprio perché Josh Gad sul suo account di Instagram ha pubblicato alcune foto prima con i produttori e anche con il cast che dovrà doppiare il film, taggando anche però un altro attore molto importante, quale appunto The Rock. È probabile che farà qualche apparizione nel film? Tu che dici? Bestmovie.it, che è un sito italiano, ci dà anche conferma del cast italiano. Difatti, proprio come nel primo film, avremo per Elsa Serena Utieri, per Anna Serena Rossi, Enrico Brignano per Olaf e anche Paolo De Santis per Kristoff. La Disney dice che il film di Frozen, il secondo, sarà spettacolare e impeccabile. Difatti, dopo il successo del primo film, tutti si aspettano che il secondo deve essere e sarà all'altezza del primo. Però la domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti è: come saranno le canzoni? Tutti quando ascoltammo Let It Go con il primo film, che in italiano sarebbe All'alba sorgerò, rimanemmo di stucco perché è stata non solo la canzone più premiata di tutti i tempi, dato che ha vinto un Oscar, ma anche una canzone che ha battuto milioni e milioni di record in tutto il mondo, arrivando anche prima nella Billboard Chart. Tu conosci Let It Go? Sì. Dai, fai un po' di meglio ritornello con me. Let it go, let it go. Ma tutti si stanno domandando, le canzoni del secondo film saranno all'altezza di Let It Go? Lo stesso Wikipedia afferma che gli scrittori della canzone di Let It Go saranno anche gli stessi del sequel di Frozen, ovvero Kristen Anderson Lopez e Robert detto Bobby Lopez, che sono marito e moglie e hanno scritto Let It Go in circa 5 minuti e l'hanno addirittura registrata in una sola notte. Inoltre, sempre Wikipedia afferma che hanno già registrato e terminato una canzone per Anna per il film. Josh Gad, che è il doppiatore di Olaf in America, afferma che le canzoni del film non saranno solo migliori del primo, bensì anche più accattivanti, ed è proprio questo che ci fa pensare ad un film completamente da urlo. Da urlo? Quella con me. Fra le nuove canzoni sono state
state già ufficialmente approvate e affermate 4 del film. La prima è una canzone intitolata All Is Found, che sarebbe una canzone pensata per la madre di Anna ed Elsa, però il titolo probabilmente cambierà nella versione italiana. Dopodiché è stata affermata una seconda canzone per tutto il cast intitolata Some Things Never Change, ovvero alcune cose non cambiano. E insieme a quest'ultima, ovviamente, è stata affermata una canzone per Elsa che si intitola Into the Unknown, tradotta in italiano Nello sconosciuto. Inoltre è stata affermata anche un'altra seconda canzone per Elsa, anche se di quest'ultima non si hanno assolutamente informazioni. Però la produttrice del film, Jennifer Lee, non fa altro che dire nelle interviste che questo pezzo diventerà un classico della Disney proprio come Let It Go. Vai a fare il turno di là, vai. Che non vai a fare il turno? Inoltre non si sa ancora chi dovrà fare la canzone per promuovere il film. Difatti nel 2013, già ad agosto, è uscita la canzone Let It Go in una versione completamente unica e originale per Demi Lovato in America, mentre per la Spagna, Argentina e anche l'Italia era stata fatta una versione da Martina Stoessel, detta anche Tini Stoessel. Però il problema è che non si sa chi dovrà fare le canzoni promozionali per il secondo film. Molte persone dicono che i cantanti dovrebbero rimanere gli stessi, perciò Demi Lovato e anche Martina Stoessel per l'Italia, mentre molti dicono che dovrebbero variare, perciò cambiare completamente i cantanti. Inoltre, al di là del lato musicale, c'è da dire che ci saranno personaggi completamente nuovi all'interno del film e inoltre è stata affermata una presenza importante, dato che avranno un ruolo essenziale all'interno del film, i genitori di Anna ed Elsa. Ma, per finire, al di là di tutto ciò, c'è da sapere che il film sarà sicuramente spettacolare e noi non stiamo aspettando che vederlo, vero? Sì. Bene. Ora che abbiamo finito il video, al cinema, ovviamente al cinema, però c'è da dire e fare una domanda essenziale. Cosa ne pensi, Davida? Vincitrice di 3 premi Oscar, 4 Grammy e... No, sto parlando dei vincitori, sto parlando dei premi. Tu hai fatto 27 album, ok? L'ultimo album come si intitola? Si intitola Frozen? Davvero? E facci una canzone dell'album, dai, vogliamo sentirla. Comunque, questa era la nostra opinione riguardo Frozen 2, il segreto di Anna. Non sappiamo se questo tipo di video vi piace, però se vi interessano spoiler o comunque notizie riguardo le uscite non solo a livello musicale ma anche di film, sempre parlando ovviamente del livello musicale, come abbiamo fatto in questo video, allora fateci sapere. Lasciateci la vostra opinione nell'info box e soprattutto iscrivetevi ai miei social, qua Instagram, Twitter e YouTube. Al di là di questo, spero che il video vi sia piaciuto. Un bacio da me e la cantante di... Un bacio da me e dalla cantante che ha già fatto 3 tour mondiali, Dalila. Ciao. E ci vediamo in un prossimo video. Woo! Cazzo mio, va. Ciao. Te ne vai. Ciao.